No, noi siamo soddisfatti, ma proprio per questo abbiamo deciso anche di metterci in discussione rafforzando i collegamenti fra Regione Friuli Venezia Giulia ed Europa, valorizzando gli esperti nazionali presenti all'interno delle istituzioni europee e quindi collegando maggiormente il sistema delle regioni e in generale il sistema Italia e l'Unione Europea stessa. Insieme abbiamo deciso anche di voler collegare le istituzioni europee al cittadino. Lanciamo per la prima volta un portale unico, regionale, dove tutti i finanziamenti, i bandi europei saranno messi a sistema e il cittadino e l'impresa avranno un'interfaccia unica e quindi non soltanto diciamo, nei buoni auspici si capirà quanto è importante l'Unione Europea, ma i cittadini lo potranno capire dalla loro vita quotidiana, le imprese, dalla loro possibilità di business quotidiana, quante occasioni l'Unione Europea può dare. Penso che il primo obiettivo sia quello di, espresso anche dal Presidente del Consiglio Draghi. Cioè trovare delle soluzioni anche normative per far sì che la speculazione non diventi a carico delle istituzioni stesse. Perché se noi oggi ci mettiamo a disposizione delle risorse pubbliche senza mettere un cap, rischiamo di dare questi soldi alla speculazione. Quindi il cap con poi risorse che invece possono aiutare il sistema produttivo è fondamentale. Io oggi sono molto preoccupato, noi rischiamo di far sì che il sistema industriale, produttivo e sociale europeo non abbia delle risposte rispetto a degli aumenti che oggettivamente non sono aumenti di mercato, ma sono aumenti speculativi, con dei numeri insostenibili per il sistema produttivo di tutta Europa. Su questo spero che tutti i paesi europei, l'Unione Europea, ma anche i territori e le regioni possano muoversi in modo compatto per far vedere esattamente come è successo durante il Covid, che l'Europa è in grado di dare delle risposte anche a crisi globali come quelle che stiamo vivendo.